Sì, siamo contenti di avere queste bellissime strutture qui, qui in Italia, quindi quando c'è la possibilità vengo spesso, diciamo, a provare nuove piste, anche se c'ero stato qui tantissimi anni fa, quando ho iniziato un po' la mia carriera. Adesso con le nuove modifiche, insomma, siamo tornati e vediamo, insomma, di fare un buon allenamento, ecco. Sì, sicuramente è una struttura molto molto conosciuta che ha fatto un po' la storia un po' in tutta Italia, ecco, del motocross, e quindi per me è un piacere, ecco, poter avere la possibilità, ecco, di allenarsi e di allenarci in questa pista, ecco. Il mondiale è iniziato ormai da 4-5 gare, siamo secondi, siamo vicini alla vetta, quindi il nostro obiettivo è quello di lottare per il campionato, come facciamo ogni anno, e cercheremo di portare a casa il risultato migliore possibile, e poi, insomma, a fine anno vedremo. Sì, ribadiamo proprio questo concetto, una società fatta con tanti volontari, sono in modo tenace, hanno portato avanti negli anni anche tantissime difficoltà fino all'acquisizione dell'area. Quest'area loro l'hanno acquisita totalmente e in futuro potrebbe rimanere come impianto a disposizione della città, pur essendo acquistata da un'associazione privata, perché comunque è un'associazione sportiva. E detto questo, comunque vanno ringraziati. Anche oggi vediamo che è ospite qui da noi un campione del mondo di motocross, che non sono certo io a doverlo scoprire, le qualità di Cairoli, e loro lo fanno, gli fanno utilizzare l'impianto questa mattina per provare. Poi parlavo con il suo staff, stanno partendo per la Russia per una gara importantissima. È giusto e doveroso dare un presente anche da parte dell'amministrazione. Gli abbiamo regalato un libro dell'Umbria vista dall'alto, e il cuore verde dell'Umbria, città di Castello, credo che sia un importante tassello rispetto a questo cuore verde.